ho cambiato anche un po' l'inquadratura. Eccoci qua, perché raga, avanti a me ho messo i 2 mega pacchi di All Supplement. Cioè, raga, ho fatto un ordine immenso. Era da tantissimo tempo che io non facevo ordini. Infatti, cioè, di solito quando facevo gli ordini erano sempre piccolini, prendevo giusto 2-3 cose perché non mi serviva molto, ma con lo smaltimento dei prodotti, con i vari video, avevo finito un bel po' di cose, anche i burri, quindi ho fatto una cosa, a parte che questa videocamera sta un po' storta, ma vabbè, ho deciso di prendere tutte le novità, di fare un bell'ordine, perché comunque si sa, mo anche i corrieri, quindi ho detto, mo lo faccio, mo chissà quando lo faccio più, e ne approfitto, visto che sto a casa, addio. Registrare comunque i vari video, io nel frattempo ho, infatti ho messo un po' tutto lontano perché, cioè raga, non so proprio dove metterlo il pacco, sincera. Ho fatto un mega ordine, sapete che io sto sempre qui, sapete che io su All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, vai. Mamma mia, ho fatto un mega ordine. Iniziamo, io pesco proprio random. Ho preso le nuove proteine. Oddio, come profumano, ma c'è un po' di polvere, vabbè. Le nuove proteine Twix. Sono delle whey normali, non sono isolate. E gusto Twix. Comunque, raga, non so se lui mi ha profumato tantissimo, già da fuori. Lo proveremo, io ho provato gusto Snickers ed è molto 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 buono. Poi ho preso una farina della Max Protein. Questa qui, sapete che io amo le farine Max Protein, ve le straconsiglio, ma specialmente questa qui, perché cosa ha fatto Max Protein? È sempre 1,5 kg e costa sui 10 euro, ma il gusto è American Snack. All'interno ci sono vari pacchetti da 300 grammi o 5 o 6 con vari gusti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 5 gusti. Avete Big Crack, buonissimo. Poi Biggers, vabbè, Bonbon, Bon Big. Poi Pink Cake, che mi ispira tantissimo, e White Big Choc. Non vedo l'ora di provarla. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi su Instagram perché vi farò vedere anche varie cose lì. E poi ho preso un botto di barrette. Allora, ho preso questo biscotto che è Double Chocolate. Questi qui li hanno Loris, The Complete Cookie. Sapete che io amo questi biscotti. Poi, ho preso tante barrettine. Aspettate, ne prendo un paio. Allora, ho preso questa qui nuova, che è la Protein Bar Salted Peanut Caramel della Nano. Sì. Allora, queste le vedremo sempre in dei video. Poi Protein Bar, questa qui è la della Whey Sport. Frutti di bosco ricoperti al cioccolato bianco. Mamma mia, è una bella barretta da 55 grammi. Non vedo l'ora di provarla. Poi ho preso queste novità che sono bellissime. Ed è la della PHD Smart Cake, Borden Cake, 60 grammi. Sarò troppo felice. Poi questa qui, gusto limone ricoperto al cioccolato, sempre della Whey Sport. Poi, vabbè, il mio classico Omega 3, che l'avevo finito, che mi serviva. Sapete che il supplement ha un po' di integrazioni di Prozis. Poi, quest'altro formato che, da come potete vedere, sono piccolini. Uno è grande e uno è piccolo. Io, sinceramente, preferisco prendere i piccoli, perché così uno se le mangia e va. Invece quello spezzetta, rimane un po' un casino, diventa. Questo è Peanut Butter Chocolate Chips. Di questo penso che vi faccio proprio un video a parte. Vediamo un po'. Poi ho preso Cookies and Cream, sempre delle protein bar della Nano Soups, penso che si chiama così, oh. Queste qui sono uscite proprio di recente, la settimana scorsa. Poi ho preso Protein, allora, questa non mi ricordo il marchio, ma è Optimum Nutrition, sì, oh. Questa è Crunch, gusto peanut butter. Allora, raga, ve lo giuro, io non vedo l'ora di provare tutte queste novità. Questa mi ispirava tanto perché io provai, madonna raga, non ce la faccio più a sta seduta, mi fanno male le gambe, sto registrando un sacco di video oggi per questo. Questa qui ha 30% di proteine della Power Bar, scusatemi, gusto limone, lemon cheesecake.
Cheesecake al limone. Io voglio parlare inglese, ma proprio incazzo, ma parlo in italiano. Io questa qui provai gusto cioccolato e non mi faceva impazzire, non mi fece impazzire, quindi boh. Oddio, ma queste sono bellissime. No, vabbè. Non so perché non le ho prese tutte, così facevamo un video, ma vabbè. Della Flap Max White Crunchies. Sì. Gusto cioccolato bianco. Madonna, raga, io non le vedo, non vedo l'ora di provarle queste qui. Sono delle belle barrettone da 120 grammi della Max Protein. Poi quest'altra qui, che è gusto Cookies Dog. Eccola qua. Cioè, i miei video sono sempre una comica. Anche queste, vediamo un po' come provarle, perché comunque sono 120 grammi. Poi, oddio, com'è bello questo packaging. Sempre della Wayport, calcio, magnesio, vitamina D3, protein croc, gusto cioccolato bianco e cocco. Penso che ci sono proprio i pezzi di cocco. Qui. Poi, qua, questa è rossa, è schiattata proprio. No, vabbè, questa consistenza perché l'ho presa, vabbè. Però dobbiamo provare anche tutto della Promeal cocco. A me queste consistenze così non mi piacciono per niente. Vediamo un po'. E poi ho preso, e poi apriamo l'altra scatola. Ho preso una base per la pizza rima. Sapete che io la pizza rima la amo, quindi ho preso una confezione. Apriamo l'ultima scatola, che è quella più consistente, più succulente. Ah, che bello, è strapiena di burri. Ah, mi sto innamorando. Allora, vediamo un po' cosa ci riserva questa confezione. Cioè, raga, guardate che barattolone. Allora, questo... Allora, questo penso che è il burro di nocciole, perché non... Stava scritto così, però sul sito stava scritto proprio burro di nocciole. Vabbè, comunque in entrambi i casi le abbiamo prese tutte e due, quindi poi vi dico. Allora, questo è un burro di nocciole della Coro. Coro fa tutti i prodotti naturali, infatti è 100%, penso sì, questo è quello lì di nocciole. È 100% e raga, costa sui 10-12 euro e per essere comunque un burro da 500 grammi, vi assicuro che ne vale davvero la pena. È il nuovo marchio che è uscito sul supplement Coro. Poi qui c'è, sì, comunque raga, penso che è nocciola quello, sì, perché l'hanno messo insieme alla crema della Damiano, la Choco Bella. Volevo provarla da un sacco di tempo, sinceramente volevo prendere cioccolato fondente, però poi ho girato, ho fatto vabbè, prendiamo questa qui che è la crema di nocciole e cacao bio. Io adoro le creme della Damiano, cioè la crema, il burro di anacardi, che è una cosa fenomenale, ve lo giuro. Buona, buona, buona. Poi, di qua, ho preso la maionese. Questa una ragazza mi ha detto che è molto buona, per questo motivo l'ho presa, della Fit Style, la Mayo Zero. Che bello il packaging, mi piace. La proveremo. Poi per una ragazza che ha fatto l'ordine con me, gli ho preso, che cioè me l'ha ordinata, la maionese della Colfit. Cioè raga, io la amo. Ho assaggiato anche il ketchup ed è molto molto buono. Io sapete il mio odio per... anzi la gamba. Sapete il mio odio per... i prodotti zero, cioè ogni volta che li compro li devo buttare e mi piange il cuore perché non li riesco a finire. Infatti nel progetto smaltimento vedrete alcune salse zero che dobbiamo smaltirle, quindi poi ci ingiarmiamo un po', vi faccio vedere. E sinceramente lei invece ne vale la pena, infatti la mia è quasi finita, però non l'ho ripresa perché volevo provare questa qui, però raga, sono molto molto valide. Sinceramente preferisco, se devo spendere soldi, 4 euro e poi buttarle e spenderci 3 euro o 2 euro in più, ma prenderla buona. Poi ho voluto prendere questo budino proteico alla vaniglia, mi mancava solo lui, poi per il resto li ho provati tutti e sono davvero molto buoni della Herman. Buoni, buoni, buoni. Qui mi sto riempendo di prodotti. Poi andiamo avanti.
Penso che questi qua sono gli ultimi burri. Super super imballati. Allora, ho preso questa qui che è il Fit Stacchio. Penso che sia base di cioccolato bianco però con pistacchio. E anche questa è della Fit Style. Se non mi sbaglio questa è proprio 100%. Aspettate. Ha il 97% di pistacchio. Quindi c'è, ragazzi, si può dire che è pistacchio pistacchio proprio. La proveremo, sapete il mio amore per le creme al pistacchio. Ecco quest'altro burro che non vedo l'ora di provarlo. Questo è mandorle e cocco, adesso mi sfugge, vado un attimo a controllare perché non ricordo, ma se non sbaglio sì. Comunque raga, è crema di cocco e mandorle bio. Sì, l'altra è la crema di nocciole. Quindi, cioè raga, sinceramente vi stavo dicendo, per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram, io vi consiglio sempre, mandatemi gli screen, quello che volete, sono sempre a vostra disposizione. E quindi raga, sinceramente per 500 grammi, per il prezzo che ha, ne vale veramente la pena, perché anche questo è il 100%, sono veramente prodotti fantastici, almeno a qualità, a sapore non lo so. Poi, che ho preso più? Ho preso la Protella, io raga ho assaggiato la rosa ed è troppo buona, sembra la caramella, le caramelle rossane o rossana, se mi sbaglio rossana, buone buone buone, veramente molto buona. Io quando l'ho acquistata ho fatto, vabbè, secondo me è solo marketing, perché rosa invece no raga, è proprio buona, e pure sta scritto crema di nocciole. Comunque raga, invece questa è crema al cioccolato bianco e nocciola. No raga, io questa non vedo l'ora di provarlo, ho visto le consistenza, proprio la consistenza in generale anche della rosa è molto molto buona. Poi ho preso questa qui, che è una farina della Self Home Nutrition, vabbè, una farina al pistacchio, 100% vegan. Boh, raga, io ho paura, spero che non va a finire anche lei nel progetto smaltimento subito subito. E comunque raga, 12 grammi di proteine per 100 grammi, se vi può interessare. Speriamo bene. Poi andiamo avanti perché i prodotti non sono finiti. Ho preso i fiocchi. Però io propongo a BPR di fare fiocchi un po' più grandi, perché parafarino. Vabbè, comunque ho preso i fiocchi della BPR gusto bacon. Sapete che io amo fare il petto di pollo, diciamo gratinato, ma con i fiocchi. Quindi ho voluto prendere gusto bacon per cambiare un po'. Non vi preoccupate che il video ancora non finisce qui, ci sono altri prodotti. Ho preso questa bomba di barretta della Oh Yeah, uso chocolate e caramel candy. Lì dentro ci sono i Smarties, mamma mia raga, io innamorata. Poi un'altra, questa è la piccolina, ci sono vari formati. Ah, ci piace una nota a pistacchio, già l'avevo presa questa, non mi piaceva. Vabbè, Whey Sport gusto cioccolato e a pistacchio, cioè, questa già non mi piaceva. Poi ho preso le ultime due della Smart, PHD Smart, queste carota e salted caramel. E come ultimo prodottino, è questa qui, ho preso varie barrette di queste Whey Sport, ma che avevo quando ho fatto l'ordine? Vabbè, WAF perché proprio voglio testare il marchio. Whey Sport 45 Protein Bar, gusto wafer in nocciola. Eccola qui. Quindi, no raga, ma c'è un altro prodottino? Oh, l'ho preso, dove l'ho messo? C'era... No raga, aspettate. Eccola qui, 3 ore. Volevo provare questo marchio che... hanno messo il bollino sopra e quindi adesso non mi ricordo. Comunque raga, sono queste mini taglie, c'è anche la confezione grande, però prima di prendere comunque la taglia grande ho voluto prendere la mini taglia, ed è una crema di nocciole e cioccolato. E niente raga, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, ho fatto un mega mega ordine, sono soddisfatta. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!